Giasone che capì che era arrivato il tempo di salutare quel centauro che si era occupato con tutto l'amore possibile del piccolo Giasone, lo abbracciò e lo ringraziò e gli disse: buon centauro, io ho fatto tesoro di tutte le cose che mi hai insegnato e non dimenticherò mai nulla. Grazie centauro. Ciao. Ciao Chirone, ciao. E Giasone partì. Partì verso Iolco, verso la città, a riprendersi il trono che gli spettava. Camminando, camminando, arrivò sul bordo di un fiume. Là, sotto sul fiume, c'era una vicchina. Con l'aria più sconsolata della terra stava là e diceva: oh, ma giovine, sono 2 giorni e 2 notti che chiamo tutti i giovanotti che passano di qua. Nessuno che mi aiuta a attraversare il fiume. Giasone, che era un uomo tanto gentile, le disse: ma non vi preoccupate, vi prenderò sulla mia groppa. E così facendo prese quella vecchietta che sembrava all'inizio leggera come un fuscello. Hopla, se la caricò sulle spalle e cominciò a guardare il fiume. Ma avvenne una cosa misteriosa. Più Giasone camminava e più quella vecchietta, che sembrava tanto fragile, tanto esile, pesava sempre di più. Ma sempre di più, sempre di più, e Giasone sprofondava sempre di più i piedi nell'acqua e non ce la faceva più, sembrava un macigno immenso sopra le sue spalle, era diventata pesantissima. Ma lui taceva, non si lamentava di nulla e andava avanti. A un certo punto la corrente di quel fiume diventò così impetuosa che Giasone perse un sandalo e la corrente se lo portò via lontano. Gli raccontò la storia di un regno lontano nella terra di Boezia. Era un regno in cui viveva il re Atamante. Atamante aveva sposato una dea, la dea Nefeli, la nuvola. Nefeli diede 2 figli ad Atamante, Frisso, il maschietto, e Elle, la femminuccia. Ma dopo un po' di tempo, Nefeli era triste. Guardava sempre il cielo, che era il luogo a cui le apparteneva. Era la dea delle nuvole. E così, dopo un po' di tempo, lasciò Atamante e i suoi figlioli e se ne tornò lassù. Atamante per un lungo tempo pianse quella partenza e anche i suoi figlioli. Ma dopo un po' di tempo conobbe la principessa Ino e lui si risposò. Ma quel secondo matrimonio, quella seconda matrigna, risultò essere terribile, terribile per quei 2 figlioli. Lei non sopportava i figli di Atamante, li odiava proprio, non sopportava perché erano giovani, erano belli, erano felici, avevano la bellezza, l'amore nel loro cuore e lei non ce la faceva, non li sopportava. Pensava giorno e notte e il modo di poterli eliminare. E così le venne questa idea. Andò nei magazzini della reggia, là dove c'erano tutte le sacche piene di grano, affondò le mani. E senza che nessuno si accorgesse, fece seccare tutti i semi del regno. E così, ringraziarlo di averlo salvato, ma prima di sacrificarlo, lo squartò e gli tolse il vello d'oro. Prese il vello d'oro e lo portò a Ete. Il re, che lo aveva così gentilmente accolto alla sua reggia, gli disse: questo è per te, mio sovrano, te lo regalo. Ete prese quel vello d'oro, che era un manto preziosissimo, vi potete immaginare, era di oro finissimo ed era enorme, brillava, e quando lo si esponeva brillava proprio tutto il cielo. Prese il vello d'oro e lo nascose in un bosco caro a re Ares, il re della guerra. Lo attaccò a una quercia antichissima e lo mise là, e per proteggere quel vello d'oro mise un drago enorme con dei dentoni giganteschi. Intanto la vecchina continuava a raccontare a Giasone quella storia e gli disse: e mise il vello d'oro su una quercia con un enorme drago, così che i giovanotti come te non possono rubarlo a Giasone. Giasone guardò quella vecchietta che stava ammiccando e gli sembrò un po' strano tutto questo racconto. Ma disse: ma tu chi sei? E appena Giasone fece questa domanda, la vecchia si tolse la cappa e apparve Era. Sì, lei, la regina, la moglie di Zeus, in tutta la sua bellezza. E disse: bravo Giasone,
Mi hai portato attraverso questo fiume senza lamentarti un solo secondo. E io era moglie di Zeus e regina del cielo e della terra. Ti aiuterò a riconquistare il trono che ti spetta. E poi scomparve. Giasone, caspita, che incontro che si era fatto. Era anche protetto dagli dèi. Allora Giasone, pieno di coraggio, ripartì per il suo viaggio. Ripartì per la cittadina di Iolco. Ormai era arrivato alle porte, entrò e tutta la gente di questa cittadina lo guardava. Tutti si fermavano e lo guardavano perché Giasone aveva un aspetto veramente insolito. Aveva una specie di vestitino di cuoio e sopra portava una pelliccia di pantera. E poi aveva solo un sandalo ai piedi e poi lunghi capelli che scivolavano sulle spalle. Aveva un andamento fiero e nobile e teneva una lancia per ogni mano. E così entrò a Iolco e andò da Pelia, lo zio che gli aveva rubato il trono. Il pericolo più grande è quello più vicino. Qui accanto, nel mare del Bosforo, ci sono due enormi rocce di colore blu. Sono sempre avvolte nella nebbia. Si chiudono e si aprono. Ogni volta che una nave passa, si chiudono, la fanno a pezzi, su volere degli dèi. Prendi questa colomba, Giasone, disse Fineo. Quando arriverai là, vicino, alle due grandi rocce blu, avvolte nella nebbia, fai volare la colomba. Se la colomba riuscirà a passare attraverso quelle porte, allora anche voi con la vostra nave potrete passare, altrimenti, se la colomba verrà fatta a pezzi, è meglio che rinunciate, perché vorrà dire che gli dèi non approvano la vostra impresa. E allora Giasone pensò che non ce l'avrebbe mai fatta. Non era mica un dio, lui era un umano, figlio di re. Anche Era, la moglie di Zeus, che stava sul monte degli dèi sull'Olimpo e che aveva sentito tutto, si disse che Giasone non ce l'avrebbe fatta. Pensa che ti ripensa, Era doveva escogitare qualcosa, anche perché gli aveva promesso che lo avrebbe aiutato. E le venne un'idea straordinaria. Era andò dalla sua amica Afrodite, che era poi la dea dell'amore, e le disse: senti, Afrodite, che ti spiacerebbe dire a tuo figlio Eros, quello con le freccine che fa innamorare anche le balene e i conigli, di scoccare una freccia alla figlia di Ete, che così si innamora di Giasone, no? Oh, che bella idea! Ma dovete sapere che la figlia di Ete, che si chiamava Medea, era una donna che conosceva l'arte della magia. Era capì che Medea avrebbe potuto aiutare Giasone. E così Eros volò sopra Medea, prese la sua freccina, il suo archetto e scoccò la freccetta. Medea stava là e sentì una scossa strana. Oh, come mi sento strana oggi. E non sa bene il perché, ma cominciò a camminare tutta un po' così svampita in giro. D'un tratto, là. Giasone, ehi tu, ciao, io mi chiamo Medea. Ah, ciao Medea, piacere, Giasone, fece lui. Giasone, ti potrai avvicinare. E così Giasone e Medea tornarono nel bosco. Medea gli disse di fermarsi in un punto e lei cominciò a inoltrarsi. Laggiù c'era il drago, enorme, gigantesco. E Medea, mentre camminava, pronunciava delle formule magiche in una lingua sconosciuta. Camminava e camminava. Quando il drago la vide, roteò i suoi occhi iniettati di sangue all'indietro e con le unghie grattava per terra e soffiava e sbavava e buttava bava dappertutto. E lei continuava con le sue parole magiche. Il drago sembrava ammansirsi, poi prese un rametto di ginepro e lo bagnò con una pozione magica che aveva preparato e glielo spruzzò negli occhi. E il drago cominciò ad avere le palpebre pesanti e come un cucciolone se ne andò giù a terra. E per finirlo, Medea gli cantò una ninna nanna. Dormi, dormi, secù. Dormi, dormi,
Tormi, tormi, secu. Dormi, dormi. Si era addormentato come un gattone. E Giasone, che aveva sentito la voce della sua amata, si avvicinò al bosco e abbracciò Medea. E poi andò là dove c'era il vello d'oro, lo staccò dalla quercia e lo prese. E quando lo prese in mano, tutto il cielo brillò d'oro. Allora Medea e Giasone tornarono sulla loro barca, su Argo. Gli argonauti erano lì pronti a salpare. E partirono, e a nulla valsero tutte le frecce che Ete con tutti i suoi soldati tiravano dalla spiaggia. Erano già partiti. Persino le sirene, incantate dalla voce di Orfeo, uscirono dal mare e si sdraiarono sugli scogli ad ascoltare la voce più bella mai udita. Così il veliero fu sano e Argo ripartì e navigò per altri 2 giorni, fendendo le onde, e finalmente arrivò a Iolco. Gli argonauti scesero dalla nave. Era arrivato il tempo di salutarsi. Si abbracciarono, si salutarono e si ringraziarono. Giasone e Medea andarono alla reggia, dove li attendeva Pelia, seduto sul trono. Com'era invecchiato quel sovrano. Sembrava passato così tanto tempo. Giasone gli porse il vello d'oro e gli disse: sono qua, sono tornato a riprendermi il regno che mi spetta. E così, da quel giorno, il regno di Iolco fu di Giasone e di sua moglie Medea.